In compagnia con Flavia Perina, ex direttore del Secolo, parlamentare di Futuro in Libertà, le chiediamo, diciamo, i motivi di questa sua presenza qui e se farà anche un intervento. Ma questo è uno dei dibattiti più interessanti a cui io abbia assistito negli ultimi tempi e mi piace molto la formula, la libertà dei contenuti, il fatto che non ci sia una scaletta precostituita e anche la contaminazione culturale che ne emerge tra tante aree che vengono magari da tipi di formazioni differenti, ma si ritrovano tutti concordi su un punto, la necessità di trovare soluzioni per il rinnovamento della politica, per la riabilitazione, direi di più, della politica, che non può più essere appannaggio di ristrette elite, di burocrazie autoreferenziali, ma deve essere capace di aprire i cancelli a energie nuove e anche a modalità di intervento differenti. Mi sembra che comunque sia questa iniziativa si connoti come una sorta di movimentismo, ma un movimentismo ben diverso da, diciamo, lo stile grillino. Ma io non ho partecipato ad alcune iniziative del movimento di Grillo, diciamo, al di là della figura di Grillo, nel movimento di Grillo c'è molto di serio sui territori e a livello locale, quindi non userei quella come pietra di paragone, perché non la ritengo tra l'altro una pietra di paragone negativa. Qui c'è la capacità di mettersi in discussione e anche l'elaborazione di iniziative, di indicazioni, di soluzioni. Abbiamo sentito parlare anche esponenti di partito, ha parlato Benedetto Della Vedova, ha parlato Roberto Rao, ha parlato Umberto Groppi, ha parlato gente che indossa in qualche modo una casacca politica, ma riconosce la necessità di cambiare i codici e le strutture della politica. Quindi io lo ritengo estremamente interessante anche per il fatto che si mette in gioco qualcuno che dentro la politica ci sta. Ringraziamo Flavia Perina, la lasciamo a seguire l'intervento di Benedetto Della Vedova. Grazie ancora. Grazie.